Credo che questa sia una bella opportunità per tutto il Valdarno. Io mi auguro, come ho detto, che possa essere un richiamo non solo per il Valdarno aretino, ma anche per quello fiorentino, perché insomma questo è un bacino di utenza che potrebbe anche essere di attrazione anche per i ragazzi che vengono anche dalla vicina città metropolitana di Firenze, no? Perché c'è un po' questo scambio, questa permeabilità tra i vari istituti, quindi probabilmente potrebbe essere un'ulteriore possibilità anche per richiamare studenti e quindi insomma, aumentare anche il nostro numero di alunni nel territorio. Quindi penso che da un punto di vista delle attività produttive sia un indirizzo che è assolutamente ben accolto e apprezzato, perché il Valdarno ha un tessuto anche produttivo che ben si sposa con questo tipo di proposta formativa. Quindi penso che, insomma, spero che abbiamo fatto una buona scelta, abbiamo sostenuto questa proposta anche in maniera forte, per cui insomma, speriamo che ci possa dare delle soddisfazioni, che dall'anno prossimo possiamo avere i primi iscritti e che poi tra 3 anni possiamo vedere i frutti di quella formazione che è stata data ai ragazzi e di vedere ragazzi realmente occupati.